Dopo quasi un anno si concludono i lavori di riqualificazione dell'area verde di Piazza Carlo III. Il giardino centrale viene oggi riconsegnato alla città al termine di una prima fase di interventi finalizzati a restituire un nuovo volto alla piazza, interessata dal mese scorso anche dai lavori di ripavimentazione degli assi viari adiacenti. Accompagnato dal vice sindaco con delega all'ambiente, Raffaele Del Giudice, il sindaco Luigi De Magistris ha inaugurato questa mattina i giardini su cui affaccia il Reale Albergo dei Poveri, abbelliti con l'aggiunta di alberi e piante e dal rifacimento della pavimentazione. Un bel risultato raggiunto anche qui con democrazia partecipata, grazie al Comitato Carlo III, grazie anche a tanti residenti, un obiettivo raggiunto. Come potete vedere, sono in corso anche i lavori di riqualificazione di tutta la strada che termineranno entro il 2017 e l'altro obiettivo strategico, lavori già aggiudicati che devono essere finanziati con nuovo bilancio. La strada che abbiamo di fronte, ai miei occhi, via Don Bosco, via Nuova del Campo, che è fondamentale da riqualificare perché è la strada che porta all'aeroporto. Obiettivo inizi dei lavori per la primavera del 2017. Quindi, e poi il grande obiettivo strategico alla nostra sinistra, che è l'albergo dei poveri, di cui c'è bisogno di un finanziamento importante, ma stiamo anche lì lavorando e anche lì contiamo di avere risultati significativi nei primi mesi del 2017. E anche nel patto per Napoli c'è una quota di finanziamento destinata all'albergo dei poveri, quindi là contiamo veramente all'inizio del 2017 non solo di avere il collaudo ma anche di cominciare a far entrare la gente all'interno della struttura. Gli interventi di riqualificazione dell'area verde al centro della piazza hanno consentito anche la sostituzione della vecchia condotta idrica sotterranea ed il restyling degli elementi di arredo urbano. Una data importante questa, uno perché abbiamo fatto i lavori in tempi di record, due perché si innesta nel progetto di riqualificazione di tutta l'area, tre perché siamo riusciti a fare due cantieri in uno, quindi un ringraziamento alla ditta, un ringraziamento all'ABC per i lavori di sostituzione di una condotta, quindi abbiamo ottimizzato i tempi, rivitalizzato un territorio, due cantieri in uno, meno tempo, più risparmio delle risorse. Questo ha fatto di un modello operativo in questa zona che noi vorremmo ripetere anche in altre zone. Quindi adesso tocca ai cittadini, a noi tutti, di prendere in affido collettivo questo spazio e difenderlo tutti insieme.